Rassegna stampa di sabato 11 maggio 2013, che apriamo con la Gazzetta del Mezzogiorno in prima pagina. Uccisi per la donna contesa, i corpi sono stati ritrovati in una cisterna. Una delle vittime aveva fatto delle avance alla compagna del presunto assassino. In manette l'esecutore materiale e i suoi amici. Comune, multiservizi, clima teso e minacce. Minacce e a quanto pare anche un SMS intimidatorio. Il tutto nei confronti del sindaco Gonzales, del capo gabinetto Roma e del consigliere Pagliara. Industriali uniti contro il regime fiscale. Tasse e tributi strozzano le imprese locali. Confindustria chiede idonee soluzioni finalizzate ad alleviare l'imposizione fiscale a carico degli imprenditori. Pretendeva soldi ed eredità dalla zia, denunciato. Un 32enne di Erchia deve rispondere di estorsione dopo aver reso la vita dell'anziana un vero inferno. Ragazzino arrestato per spaccio, aveva droga in auto e in casa. 19enne arrestato dai carabinieri. Posti barca e stabilimenti abusivi, tutto sequestrato. Indagini della Guardia Costiera con varie denunce, sigilli alle strutture ad Ostuni. Sacchi di sabbia sul Lido, multato il concessionario, lotta agli abusi sul litorale nord di Brindisi, sacchi di sabbia arriva, multa salata al gestore, servivano da barriera antierosione al Lido del Sole. Passiamo al quotidiano, in prima pagina, li ha uccisi accecato dalla gelosia, risolto il giallo dei due giovani salentini scomparsi un mese fa, i cadaveri gettati in una cisterna, l'assassino voleva vendicarsi delle offerte sessuali alla sua donna, fatta dall'amico, preso con i complici. I predatori del mare, rubata la sabbia per rinfoltire il Lido, Apani, sequestro e maximulta. Raccogliendo una specifica segnalazione supportata da documentazione fotografica e rilanciata sulla copertina del periodico Agenda Brindisi, i militari del nucleo di polizia giudiziaria della Capitaneria di Porto ieri hanno posto fine allo scempio in corso ad Apani. Minaccia il sindaco, Digos in campo, caos multiservizi, investigatori al lavoro. E da lunedì scioperano tutti i dipendenti della società. Nessuna richiesta formale di intervento, ma la Digos è già in pista per risalire i responsabili delle minacce di morte al sindaco via SMS e le intimidazioni al capo di gabinetto Angelo Roma e del consigliere comunale Massimo Pagliara. Cornetti da brivido in 5 in ospedale, da scuola al pronto soccorso dell'ospedale, protagonisti 5 studenti dello scientifico di Francavilla, tutti di Torre. Colazione in un bar con cappuccino e cornetto, poi a lezione, a metà giornata nausea, vomito e dolori intestinali. Incendio al Lido Presepe, fiamme in una villa estiva nel Merino, un pensionato, presi di mira la casa di un pensionato al Lido Presepe. Al momento non ci sono ipotesi investigative privilegiate, le indagini riguardano infatti tutte le direzioni. Fasano arrestati per furto, ora al loro carico arrivano pure le accuse di due donne. I due cognati nascondono la refurtiva da un terzo complice non appoggiato da mamma e sorella, gettano il bottino in strada, i banditi presentano il conto. Leonardo a Tuturano, l'ultimo saluto accompagnato dalla banda. Tutto il paese ai funerali della vittima che spesso diceva: quando morirò, niente lacrime, meglio musica e festa.